La comunità della parrocchia di Santa Maria del Principio di Torre del Greco si è stretta in preghiera attorno ai sacerdoti Don Luigi Maiulo e Don Gaetano di Palma in occasione del loro anniversario di ordinazione. La funzione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica di domenica 25 aprile, in occasione della 58esima giornata mondiale per le vocazioni. Don Luigi Maiulo, come nasce la sua vocazione? Non mi ricordo mai che non sono stato prete. La mia vocazione è nata fin dal grembo materno. Fin da piccolo sempre ho voluto essere prete e ho realizzato questo grande e bel sogno di essere sacerdote. E celebrare l'anniversario significa rivivere tutto il cammino che ho percorso e a oggi nella mia maturità degli anni realmente alzo gli occhi al cielo per dire grazie Signore. Essere sacerdote significa essere uomo per gli altri a servizio di tutta la Chiesa. Cosa vuol dire essere sacerdote per lei in questa comunità? Significa ogni giorno essere sempre più forte a comprendere i propri parrocchiani, perché è una bella grande comunità, ma bisogna soprattutto essere presente nel conoscere ancora di più e stare sempre di più a servizio degli altri. Don Gaetano di Palma, in un giorno di festa, una riflessione sul suo cammino nel segno di Gesù. È un cammino che ormai dura da parecchi decenni, perché in effetti da bambino avevo già questo desiderio di seguire il Signore, che poi è maturato a mano e si è reso sempre più consapevole e anche sempre più strutturato. Tant'è vero che poi il percorso sia degli studi sia della formazione in seminario è stato utile per comprendere che cosa significhi oggi essere pastore in mezzo alla comunità, in mezzo a coloro che Dio ci chiama a servire. E come ci chiama a servire le persone? Ci chiama a servirli soprattutto attraverso la parola di Dio che viene spiegata, la parola di Dio che viene incarnata e la parola di Dio che poi diventa pane e vino, corpo e sangue di Gesù. Quindi in effetti questo cammino è stato davvero un cammino bello, esaltante, non sono mancate le difficoltà e le incomprensioni, ma questo non ha fatto altro che rafforzare e anche approfondire e far maturare il senso di questa vocazione.